Sì, grazie Presidente. Allora, io come al solito quando intervengo rimango sempre un po' interdetta degli atti, no, che mi trovo davanti. Prima di tutto quest'atto è una mozione che dà delle indicazioni, però devo dire fa un po' un minestrone. Allora, vediamo di fare, anche se ho poco tempo, di fare un po' di ordine. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo dell'area antistante il Golf Club, che diciamo è il primo punto, è in corso un tavolo interistituzionale, anzi mi dispiace, lo dico pubblicamente, che ho preso la parola perché la consigliera Teresa Zotta, che è anche vice sindaco di Roma Metropoli, di Città Metropolitana, sta sul pezzo, nel senso che sta facendo diversi incontri, dove appunto sta mettendo in atto tutte le procedure e che addirittura proprio ieri ha incontrato i comuni di Guidonia, Mentana, Fontenuova. Sono tavoli che vedono insieme non solo Città Metropolitana di Roma, ma anche la Regione e soprattutto, anche se in questo momento solo marginalmente, il Municipio IV. Municipio IV che appunto più là chiaramente diventerà attore principale perché ricadrà quest'opera e che comunque ha sempre molta attenzione per quel quadrante. Poi sinceramente abbiamo un altro punto che è quello che riguarda Via Trevi, dove saranno in corso nella prossima primavera i lavori veri e propri di messa in manutenzione di Via Trevi da parte sempre del Municipio IV, infatti con uno stanziamento avuto nell'ultima variazione del 2018, 330.000 euro, loro hanno appunto approntato una gara che sta addirittura di arrivo proprio per tutti i collegamenti per Via Trevi e i collegamenti limitrofi. Poi c'è la riqualificazione, leggo, dell'edificio ex, cosiddetto ex Pennicillina. Sappiamo, noi almeno lo sappiamo, ormai abbiamo studiato e sappiamo che è un immobile privato che è stato messo all'asta. Anche qui ancora l'asta deve essere definita e quindi anche qui finita quindi la procedura concorsuale di messa all'asta, già si sa che si metterà sul tavolo il comune con gli enti interessati per provvedere poi a mettere appunto a regime questo edificio, una volta chiaramente individuato il compratore. Per ultimo, mi sono lasciato una chicca perché mi fa veramente un po' ridere che questa mozione venga proprio dalla parte di centrodestra di questa Assemblea Capitolina. Infatti, mi sono tenuta per l'ultimo l'allargamento della via Tiburtina e mi viene da sorridere perché l'allargamento della via Tiburtina, che va avanti veramente da anni, dal 2011, quando era sindaco Alemanno, è stato massacrato come progetto da diverse varianti in corso d'opera e che a quest'ora sarebbe finita. Invece ci stiamo ancora lavorando noi. Sappiamo che la società ha avuto anche problemi di infiltrazione mafiosa. C'è stato un commissario straordinario. Ed ora la società, appunto, costruttrice, l'impresa di costruzione dell'allargamento Tiburtina, è stata ceduta, è in fallimento ed è stata ceduta ad un'altra, impresa che appunto ha preso in carico, tra gli altri, il contratto con il Comune di Roma dell'allargamento Tiburtina. Ma perché mi viene da sorridere? Perché vedo la consigliera Mennuni distratta, ma credo che mi starà sentendo. Nel gennaio 2016, a quei tempi si chiamava, oggi la chiamiamo l'ANAC, a quei tempi si chiamava la VCP, ha fatto una bellissima delibera per
proprio su questo appalto in cui dice che c'è stata un'ingerenza dell'organo politico nelle scelte tecniche dell'amministrazione, che hanno quindi determinato numerose varianti. Allora, insomma, voglio dire, signori, fatevi un attimo prima domande a voi stessi, a quello che è stato combinato durante la consiliatura con Alemanno. Avete distrutto un quadrante, e quelle sono parole pesantissime dell'ANAC che io ogni volta leggo, ogni volta che parlo dell'allargamento della Tiburtina. Quindi fatevi un esame di coscienza prima di portare questi atti. Non vi permettete, non vi permettete. Chiaramente il voto è no. Grazie.